Presidente, partiamo da un dato positivo. Questa Fiorentina Basket ha riportato calore, interesse nei confronti di questo sport, nei confronti del colore viola. Un altro dato positivo, stasera San Marcellino una strapieno, un po' anche per merito dei tifosi di Cento, ma soprattutto per merito dei tifosi della Fiorentina Basket che oggi hanno acclamato e tifato e incoraggiato i ragazzi di Coach Nicolai per tutta la partita, anche quando la partita ormai era persa. Dato negativo che io ho sottolineato anche in cronaca stasera è che questa squadra può crescere solo se la società cresce. La società cresce solo se ci sono delle risorse aggiuntive oltre a quelle che lei e il suo gruppo ha portato finora, chiaramente agli sponsor che chiaramente stanno contribuendo alla crescita di questa società. Hai detto tutto te, hai fatto tutte considerazioni giuste. La prima, in maniera sintetica, abbiamo riportato il basket a livelli importanti a Firenze. Significa che c'è una società, significa che c'è uno staff, a cominciare da Coach Nicolai, c'è una squadra e si è ricreato un ambiente, i tifosi, un'attenzione della città. In questi miei 3 anni di proprietà e di presidenza abbiamo avuto una progressione che è sotto gli occhi di tutti. L'anno scorso siamo arrivati in semifinale. Quest'anno siamo arrivati in finale. Questa sera abbiamo perduto con Cento nell'ultima partita di questa lunghissima stagione. Abbiamo perduto la prima partita qui a San Marcellino. Questo sta a dimostrare che Cento è una squadra davvero molto forte e di categoria sicuramente superiore. Io sono stato negli spogliatoi, l'ho fatto anche appena terminata la partita, ho voluto ringraziare uno ad uno tutti i ragazzi, tutti gli uomini dello staff, perché ci hanno regalato una stagione davvero straordinaria, davvero straordinaria. È una stagione da incorniciare. Quindi si parte da basi molto molto solide. Adesso, l'hai detto tu, per fare l'altro salto serve quel contributo, serve quell'impegno maggiore che io ho chiesto anche l'anno scorso da parte di questa città. E i segnali positivi ci sono, adesso i segnali nelle prossime settimane si debbono trasformare in impegni concreti, cogenti e ufficiali. Già nei prossimi giorni avrò gli incontri con le istituzioni e con le forze economiche, ci sono tutte le condizioni per programmare per l'anno prossimo una stagione davvero molto importante. Quindi Presidente, la lasciamo stasera con note positive, note negative, ma soprattutto con la consapevolezza che la Fiorentina Basket c'è, che il basket a Firenze c'è, c'è dal punto di vista del settore giovanile, c'è dal punto di vista senior, c'è con una squadra in Serie B che ha progetti per il futuro e questi progetti sono progetti concreti. Sono progetti concreti, noi ormai siamo il punto di riferimento di tutte le realtà giovanili di questa città e questo è un dato molto importante, cioè ormai guardano a noi migliaia di ragazzi che praticano questo sport. Abbiamo una squadra, come abbiamo detto prima, una società, uno staff che sono una solida base di partenza, abbiamo un pubblico che ha riscoperto il gusto di partecipare alle partite di basket, divertirsi, applaudire e anche in maniera molto, molto calda, molto calorosa. Quest'anno abbiamo avuto un gruppo di ragazzi davvero straordinari, avevano le lacrime agli occhi, sono stato nello spogliatoio, li ho ringraziati ad uno, ho ringraziato Coach Nicolai, tutti i suoi collaboratori, tutto lo staff, davvero diciamo una stagione molto molto importante. Siamo andati ben oltre i programmi e gli obiettivi che ci eravamo dati. Adesso serve l'ultima spinta, vera però seria, e concreta nei prossimi giorni per programmare una stagione che la prossima potrebbe darci davvero ulteriori e più importanti soddisfazioni.